Solidarietà all'Emilia Romagna dopo il terremoto che ha colpito la regione pochi mesi fa. L'ha offerta l'amministrazione comunale di Napoli ospitando in città una delegazione di donne e bambini ricambiando un favore ricevuto dall'Emilia Romagna durante il terremoto del 47. All'epoca infatti fu creato il Comitato per la Salvezza dei Bambini Napoletani. Questa mattina l'assessore Tommaselli ha ricevuto in sala giunta di Palazzo San Giacomo 41 ospiti, 25 bambini e 16 donne sole. Un gesto di amicizia e di solidarietà alle donne dell'Emilia che ancora oggi vivono appunto in condizioni non troppo urbane, che hanno trascorso sicuramente un'estate difficile sotto in questi alloggi di fortuna, e quindi il Comune di Napoli vuole dare un segnale di solidarietà e di amicizia tra donne, una modalità di rete con la quale il Comune e l'assessorato intendono parlare con le donne in difficoltà anche nei luoghi colpiti appunto da catastrofi naturali. Nel corso del loro soggiorno i bambini parteciperanno a momenti di animazione, visite guidate in città, anche via mare. Per loro è prevista inoltre una proiezione di un documentario sul sisma del 47.